Il 22 di maggio a Catania, il giorno dopo il 23 a Palermo, fanno parte del tour di uno dei cantanti più amati sicuramente in Italia. Si racconterà per raccontare la sua vita nel campo artistico, perché d'altronde ognuno ha un suo racconto. Sto parafrasando ovviamente un tuo successo, siamo con Re di Canzian. Allora, parliamo un attimo anche di questo tour che secondo me sarà fantastico, toccherà tutti i vari punti della nostra penisola. Come sarà articolato? Beh, ho lavorato 2 anni a preparare questo concerto perché è molto complicato, perché c'è un video che rappresenta e che racconta ogni canzone, una sorta di narrazione, un TG in musica che dietro racconta tutta la grande storia della musica. E siccome vado a ritroso e parto dagli anni 50, dal 56, e ce n'è di storie da raccontare, no? Cioè, vedi i Beatles la prima volta in America, Led Sullivan Show che cantano She Loves You, poi Bob Dylan che canta Blowing the Wind e vedi la guerra in Vietnam, e i Pooh di Brennero 66, la prima canzone di protesta che fu censurata, che raccontano degli attentati in Alto Adige, e poi il Flower Power, gli Hippies, i Mamas and Papas, California Dreaming, e poi A Wider Shade of Pale dei Procolarum, e poi i Pink Floyd fusi insieme con i Pooh, cioè una musica meravigliosa che ha cambiato il mondo, è tutta raccontata, cantata e suonata dal vivo e attraverso le immagini, per cui è una storia che per chi come me ha vissuto quel periodo sarà un bel ripasso, ma pensa per i ragazzi, per quelli di 30, 40 anni, 20, che non hanno vissuto quel momento, che meraviglia capire da dove arriva la musica che stiamo ascoltando adesso e perché adesso viviamo in questo modo, perché ci sono stati quegli anni, gli anni 60, gli anni 70, dove c'è stata una totale rivoluzione. Ma non c'è mai una storia uguale a un'altra, ognuno ha il suo racconto, perché ogni uomo ha un suo preciso istinto, un suo esclusivo musica e poi queste immagini che sicuramente hanno fatto la storia, non soltanto la tua, ma la storia a 360 gradi. Ecco, ma chi è il personaggio del tempo che tu un attimo ricordi più? Ma guarda, io amo molto Paul McCartney, ma non perché è un bassista, perché è un musicista completo, canta, suona, scrive. E poi ho avuto la fortuna di conoscerlo perché abbiamo fatto insieme un video contro il maltrattamento degli animali. E allora ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti ed è veramente una bella persona. Poi per me è stato importante ed emozionante conoscerlo perché ho vinto il mio primo festival a 17 anni cantando Yesterday, che è una sua canzone. Chi è il testimone del tempo? Testimone del tempo è colui che l'ha vissuto il tempo, l'ha vissuto in prima linea, perché il mondo è fatto di gente che parla senza sapere bene, gente che si erge al ruolo di testimone solo perché ha letto magari qualche libro o si è informata. Il testimone deve aver visto. Io credo ai testimoni oculari, quelli che c'erano quando accadevano le cose. Allora solo così le puoi raccontare nel modo giusto. Molti brani inediti all'interno di quest'album. 13, 13 brani inediti. Io scrivo le musiche, ahimè sono troppo chiacchierone per farmi imbrigliare in una metrica per i testi, per cui pur facendo dei libri non mi piace scrivere i testi, però so correggerli bene e ho lavorato con degli amici fantastici, da Ruggeri a Renato Zero, Ivano Fossati, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Vincenzo Incenzo, Michi Porro e via. Certo, Sul palco anche una certa Chiara Canzian. Chiara mi farà i cori, mi darà il cambio ogni tanto perché 2 ore e mezza di concerto sono difficili e quindi canterà qualche brano anche lei da sola. Poi c'è mio figlio alla batteria, Phil Mer, che è anche direttore musicale di tutta la band. Ho una band di giovanissimi che suonano da paura, sono troppo bravi. Guarda, non vedo l'ora di partire proprio per essere sul palco con loro. Prova a dire il mio nome in un giorno in cui il sole non ha voglia più di uscire. Prova a dire il mio nome.
uscito questo 45 giri tutto colorato, lato A c'è un'orchestra, il lato B invece è un brano inedito. C'è un ritorno al vinile? C'è un ritorno al vinile, stiamo per fare un altro vinile, probabilmente con il nuovo singolo, che però il nuovo singolo sarà un double B A-side, cioè due facciate A, perché io la facciata B faccio fatica a dedicarla a una canzone, per me sono tutte importanti. Sono altre le facciate B che potrebbero interessarmi, ma i lati B, però i lati A secondo me sono tutte le canzoni dal lato A, per cui metterò due canzoni nuove che saranno i nuovi singoli. La passerella ovviamente di Sanremo è sempre quella straordinaria, questa ennesima esperienza? Ah, divertente, io mi sono molto divertito. Poi ho visto le registrazioni, si vedeva che ero contento, che cantavo bene, rilassato. Mi ha fatto molto piacere. Lì Sanremo ha un unico difetto, che dopo 4 minuti ti cacciano via dal palco, perché è finita la canzone, sul più bello che ti stai scaldando, che vorresti cominciare a andare avanti, è finito. Sì, dietro le quinte c'erano molti Pooh. Ma sai, ce n'era uno in realtà di Pooh, perché Riccardo è entrato e ritornato con noi per la reunion. È stato un caso, sì, si poteva anche evitare, ma bisogna anche prendere coscienza che la storia dei Pooh è finita, per cui è normale che Robby faccia il suo lavoro, che Riccardo faccia il suo lavoro e che io faccia il mio. Per cui io gliel'ho detto in sala stampa, dovete cominciare a considerarci delle persone singole, degli artisti singoli. Io ho un codice fiscale BRN CNZ, allora o i Pooh continuano a pagarmi le tasse, ma finché me le pago io dovete considerarmi un artista solista oggi. Quindi chiuso definitivamente il capitolo Pooh. Beh, noi siamo persone serie, cioè voglio dire, non mi permetterei mai di far soffrire tanti fan per dire abbiamo scherzato. Cioè, siccome ci siamo lasciati con coscienza e con amicizia, può benissimo essere che un giorno si faccia un concerto insieme, si faccia una cosa, ma non certo andare in sala incisione e fare dei dischi, direi proprio di no. Senti, chiudiamo, noi siamo dei Radio Universal TV e nel 1976, il 6 febbraio, proprio il direttore mi dice che il primo brano appena attaccato l'antenna fu proprio un intero disco dei Pooh. Pier, ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi... Pullover. Bene, chiudiamo questo piccolo segmento, grazie a Red Canzian, ti aspettiamo il 22 a Catania e il 23 a Palermo. Io chiudo sempre, ci accendi 30 secondi un brano, quello che vuoi tu, a cappella. A cappella a quest'ora con la tosse e da stamattina che parlo la vedo un po' dura, però posso farti l'inizio della canzone. Tu, 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 tu. Grazie. Grazie a voi.